ragazzi, in questo nuovo video, come vedete, siamo qui davanti alla mia bimba, la mia nuova bimba, una Xbox One S Digital da 1 tera. Ok, vi spiego la storia di questa console. Io anni fa ho preso una Xbox 360 usata, completa di Kinect, di 4-5 giochi originali, tra cui Just Dance, Resident Evil 6. Altri accessori per fare fitness, tra cui due giochi sempre originali per fare fitness, scatola compresa di tutto, joypad, tutto, c'era microfono, sensori per cardiaci, di tutto, 50 euro. Mi sono innamorato del mondo Xbox, vi devo dire la verità, soprattutto di Xbox Gold, che utilizzavo per prendere di tanto in tanto qualche giochino, soprattutto durante la pandemia ne ho approfittato parecchio, per prendere due giochi per Xbox One gratuiti, più due giochi per Xbox 360 che poi era possibile utilizzare anche sulla Xbox One. A Natale 2019 avevo già la Xbox 360, più o meno in quel periodo su Amazon e forse su UniEuro c'era questa Xbox a 99 € nuova. No, io l'avevo presa, poi ho annullato l'ordine e me ne sono pentito per 2 anni. Oggi che siamo ad aprile, anzi no, che sto dicendo, siamo a maggio 2021, mi è arrivata. Ok, l'ho presa usata da Germania, usato come nuovo, 123 €. C'era scritto solo che arrivava nella confezione originale e che la confezione era rotta. Vi faccio vedere. In effetti c'è qualche forellino qua, qualcuno qua, ma niente di che, diciamo così, è passabile. Ho visto che nelle altre console c'era scritto che il problema era sul fatto che mancassero i giochi in formato digitale. Sulla mia non c'era scritto, quindi probabilmente sono stati usati o forse sono registrati su qualche account ancora presente sulla console. Me la sono voluta giocare, anche perché se non c'è scritto potrei farmi forse rimborsare qualcosina da Amazon. Però ora apriamo insieme. Io ho tagliato le due etichette che lo sigillavano. Proviamo a vedere, ok? Mi dispiace se forse non sono completamente a favore di Cam, però vabbè, qui c'è Xbox One S Digital. Vabbè, mi fa vedere la parte delle pile, i collegamenti. Vabbè, non mi interessa, sinceramente. Mi batte un po' forte il cuore, ecco, diciamo. È la console più avanti che c'ho. Lo so che nel frattempo era uscita la Scorpion e tante altre. Ok, questa qua. Allora, questa mi sembra non sia. È sporca, però mi sembra richiusa bene. Non so se non sia mai stata aperta. Vediamo, non lo so, non lo so. Ah, qui c'è già il pezzo forte, il joypad. Ok, questo invece è il cavo HDMI che c'è, vedete, della polvere, quindi è stata sicuramente aperta. Secondo me è stata aperta e riscocciata. Vediamo, allora il joypad lo metto. Anzi, vediamolo subito. Non. Senza troppa enfasi. Ok, ho bisogno del taglierino, non vi muovete. Vediamo tutto insieme, tutto in una finta diretta perché il video sarà poi editato. Eccolo, avrò fatto già il primo taglio e forse la prima caduta stava per avere. Ok, cosa c'è dentro? Ci sono anche le batterie, strano, le batterie delle. Ok, ci sono. Ragazzi, sono delle batterie Duracell, se non sbaglio, Duracell dal colore in incelofanate. I joystick, boh, a me c'è sempre un pochino di polvere, però non vedo graffi, non vedo impronte. Mi sembra nuovo, oltre che è maneggevolissimo rispetto a quello della 360. Non lo so, non lo so. Questo è pure ricaricabile, micro USB, mi sta bene. Lo metto qua, non lo so, a me sembra nuovo. Mi sto iniziando a sudare freddo. Ok, questo.
Ok, questi sono i giochi. Poi io apro e nel caso offuschiamo tutto. Ok, eccoli. Sono i giochi, ci ho visto bene. Ok, eccoli qua. Sea of Tives, lo guardo solo io. Ok, c'è un codice, lo metto da parte. Amo questo gioco, ne sono innamorato da piccino, non posso giocarci purtroppo da portatile. Minecraft. Ok, c'è un codice, non c'è tipo da grattare, sono già grattati. Amo pure Minecraft, da PC ci ho giocato anni fa. Ok, Fortnite, poi c'è un codice per Xbox Live Gold. Non so se questi codici siano stati usati. Questo è un codice per una skin, se non sbaglio, su Fortnite, che installerò sicuramente. E poi c'è il manualetto d'uso. Ok, non c'era modo di vedere se erano stati grattati, diciamo così, i codici. Vediamo il pezzo forte, la console. Ok, spero di non farla cadere. Ok, poi c'è la scatola di così. Scusate se è un'inquadratura fatta un po' male, ma in questi giorni ho utilizzato il banco che uso per le riprese per fare delle saldature. E quindi, ragazzi, a me sembra nuova, porca miseria, a me sembra nuova. Non lo so, forse l'hanno richiusa perfettamente. In Amazon Germania sono sicuramente molto precisi. Ok, sono emozionato, ragazzi, ho aspettato anni, la volevo, vi dico la verità, l'ho sognata proprio di notte, perché ho annullato quell'ordine al 99. Cazzo, ragazzi, è nuova, ragazzi, secondo me è nuova. Io non so se si vede, non ha un graffio, non ha un'impronta, non ha nulla, ragazzi, non ci sono proprio segni di quando qualcuno ha inserito le porte, qualcosa. È nuova, è completamente nuova. Sono emozionato, è stato direi un affare. Poi vi farò sapere nel primo commento per quanto riguarda i giochi, perché se quelli sono stati riscattati vuol dire che è stata usata, però a meno che non è stata rifatta da zero, non c'è un micrografio, un'impronta, non c'è nulla. Io non so se quando era nuova sopra c'era qualche pellicola, ma penso di no perché è opaca. È bellissima, è veramente molto bella. Non so se la facciano anche nera questa, però è bella. Ne sono innamorato. Io sono un fanboy di Sony, della PlayStation. Però anche se ho avuto fino alla PlayStation 2, ho desiderato la PlayStation 3 con tutto me stesso. La 4 non ho visto nemmeno qui a dire, 4 Pro, il visore, il VR, cioè non vi sto qua a dirlo, però da quando ho iniziato a provare un po' Xbox Gold, con poi l'Ultimate, eccetera, con la possibilità di giocare in streaming sul computer, tutte queste cose qua, sono stato attratto dal lato oscuro della forza, e niente, io ne sono innamorato. Ho già tanti giochi per la Xbox, una ventina, Xbox One, poi ho più un'altra ventina per la 360, e niente, ragazzi, non mi resta che fare spazio e provarlo il prima possibile. Mi raccomando, mettete like, fatemi sapere se avete avuto qualche esperienza con Amazon Warehouse, in questo caso Amazon Warehouse Italia, ma prodotto spedito dalla Germania, non lo so perché. Niente, ma sono contentissimo. Vi saluto e alla prossima. Ciao.